Sì, grazie signor Presidente. Signor Governo, non parlo appunto dei presenti, ma è inutile, tanto non si riesce a capire se questo governo è sensibile ai problemi del lavoro oppure no. Però vorrei fare una piccola riflessione sui componenti del Ministero del Lavoro, perché noi abbiamo un ministro che dice che abolendo l'articolo 18 dal lavoro, e cioè licenziare dal lavoro, permettere al datore di lavoro di licenziare dal lavoro. Perciò è un ottimo inizio di un ministro di lavoro, di un ministro del lavoro competente. Abbiamo un viceministro che dice che chi lavora, che chi si laurea dopo 28 anni è uno sfigato. E la dice tutta questa. Abbiamo un sottosegretario che dice che la soglia di reddito per l'assegno di accompagnamento per gli invalidi va rispettata. Cioè, secondo questo governo e secondo questo ministero, l'invalido è diverso. C'è un invalido di serie A, un invalido di serie B, un invalido che guadagna, se supera i 15.000 euro, non si rispetta il reddito, se è inferiore gli si dà quello che gli si dava prima. Abbiamo un Ministero del Lavoro che non rispetta neanche i malati di SLA, che sono arrivati numerosi con le carrozzelle, con i tubi in gola, per far vedere che cos'è un malato di SLA, perché purtroppo questo governo, purtroppo questo ministero non sa cosa vuol dire la sofferenza. Non sa cosa vuol dire perdere un lavoro, non sa cosa vuol dire perdere la dignità. Loro tagliano, loro sono tecnici, loro il lavoro ce l'hanno, loro sono professori universitari, sono persone che comunque usciti da qua tornano al lavoro, dicendo magari che hanno fatto pure cose buone per questo paese. Gli hanno tolto 400 milioni di euro a tutti i malati di SLA, hanno azzerato totalmente i finanziamenti per portare avanti persone che solo guardandole, voi non le avete viste, perché ve le abbiamo anche portate davanti al vostro ministero. L'ha accolta il ministro Fornero, le ha accolte, le ha detto vi daremo 100 milioni, che solleciterò alle regioni, tra poco, tra pochi giorni, torneremo lì da voi. Perché un conto è prendere in giro una persona sana, ma è atroce prendere in giro una persona malata. E di questo ne risponderete, ma ne risponderete seriamente, perché la vergogna si può sopportare, ma questo insulto no. Volevate far pagare i ticket, addirittura sanitari ai disoccupati. Ma ci rendiamo conto di quale governo e quale ministero abbiamo davanti? Oppure dobbiamo venire in massa a spiegarvi che cosa vuol dire vivere, che cosa vuol dire lavorare, che cosa vuol dire curarsi, che cosa vuol dire avere un finanziamento perché uno è invalido, è diversamente abile, ma abile non come voi a umiliare loro, diversamente abile perché non può fare niente, deve essere assistito e quella persona che lo assiste, quella famiglia che lo assiste si ferma totalmente, la vita cambia, la vita cambia. Voi non lo sapete, voi siete professori, voi tornate al posto di lavoro, voi dite che licenziare porta lavoro e ce lo dovete spiegare perché non l'abbiamo capito. Continuiamo a non capirlo. Continuiamo a vedere cose che ma neanche nel terzo mondo riescono a capirlo, perché direbbero ma che cosa state dicendo, ma che cosa state facendo, anche contro i malati. E allora è inutile ricordare, perché tanto voi non lo capite, l'articolo 1 della Costituzione, non l'avete capito. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Voi avete tolto il lavoro e ci avete messo il precariato.
l'Italia è una repubblica democratica fondata sul precariato. E no, e non ci siamo. L'importanza e la rilevanza del diritto del lavoro, non del diritto dell'umiliazione, quale strumento fondamentale per la piena realizzazione dell'individuo, è tra l'altro stata ribadita in più occasioni dalla stessa Corte Costituzionale. Scopo fondamentale dell'ordinamento dovrebbe essere quindi quello di tutelare e garantire il diritto al lavoro a tutti i cittadini, sempre tenendo presente che il soggetto lavoratore è evidentemente il contraente più debole e che come tale deve essere protetto. Protetto, questa parola, non la capite? Protetto, non vessato. Protetto, non cacciato. È diversa la parola, è diversa. Il lavoro è una cosa diversa, ma voi non lo sapete, perché tornate al posto di lavoro, siete professori e tornate all'università. E poi chiudete questo capitolo. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. In proposito, non può rivelarsi subito come l'attuale governo e soprattutto la riforma del lavoro che ci apprestiamo ad approvare non abbia tenuto conto della rilevanza costituzionale della posizione soggettiva del lavoratore debole e di come il diritto del lavoro sia strettamente collegato alla libertà e alla dignità della persona. La riforma del lavoro è mancante sotto più profili. Tradisce contemporaneamente l'obiettivo di lotta al precariato e le richieste del sistema delle imprese. E mentre l'Istat dichiara il disastro sociale dell'Italia, accentuato in questi ultimi 5 mesi e quindi nonostante le ultime manovre, che manovre per il lavoro, e che manovre per il lavoro, il governo con questa riforma continua a lasciare inascoltate le istanze dei lavoratori e delle imprese. I dati sui redditi e la sicurezza delle famiglie dell'indagine della Banca d'Italia sono chiari e allarmanti. Confermano infatti l'acuto stato di disagio sociale dei giovani e il crescente ruolo di ammortizzatore sociale esercitato dalle loro famiglie. Quanto è stato approvato tutela i giovani e i lavoratori in generale ancora meno del progetto iniziale. Per l'Italia dei Valori, questo progetto che avete messo in piedi inganna i giovani, inganna i lavoratori, li demotiva i giovani. 3 milioni di persone, e non solo giovani, hanno abbandonato la prospettiva di andare a cercare lavoro. Cioè, avete idea di quello che in 5 mesi di governo avete creato? Addirittura avete fatto abbandonare l'idea di cercare lavoro a 3 milioni di persone. Avete azzerato, non avete azzerato voi purtroppo, avete confermato l'azzeramento del finanziamento ai malati di SLA del precedente governo, perciò ancora peggio. Per dare un segnale di rinnovamento, per dare un segnale di cambiamento, si dice quel governo ha sbagliato, noi ci mettiamo una pezza. Ma la pezza è una soluzione, è un'indicazione, è una voglia di fare, non di ingannare. Ma tanto voi tornate all'università, tanto il posto di lavoro ce l'avete, tanto loro restano gli sfigati, tanto loro restano i disoccupati. E gli diamo l'ASPI, e gli diamo qualche cosa di questo tipo. Che cos'è l'ASPI? Ma chi li mette i soldi per l'ASPI? E li mettiamo sempre noi, no? 2 euro li chiediamo ai viaggiatori, tanto quelli viaggiano in aereo, hanno i soldi. E gli altri li chiediamo dentro la tassa delle case. E questo è l'ASPI, evviva Dio! E questo è l'ASPI che dobbiamo dare. Ma tanto noi siamo professori universitari, torniamo all'università. Loro restano lì. Noi abbiamo fatto il governo, io ho fatto 1 anno di governo, per fare che cosa? 1 anno di governo, per azzerare, per confermare l'azzeramento dei soldi ai malati di SLA. Per dire ai disoccupati, ti tolgo anche il ticket, va, ti do questa novità, vatti a pagare pure quello, ma è un refuso, fortunatamente è stato un refuso, perché si è ribellata mezza Italia. Allora portiamo mezza Italia malata di SLA davanti al Ministero.
del lavoro. Così vi rendete conto che cosa vuol dire avere un tubo in gola, avere una bombola d'ossigeno che ti fa campare e 400 milioni azzerati. Questo è. Allora bisogna colpire così. Bisogna fare demagogia. Benissimo, facciamo demagogia. Ma difendiamo le persone. Difendiamo l'essere umano. Li dobbiamo difendere. È un diritto, quello dei giovani. I lavoratori non vogliono l'ASPI. Non vogliono l'indennità una tantum. I lavoratori vogliono lavorare. Vogliono vedere un governo che crea occupazione, che crea equità. Se è nato per questo governo, su tre parole si basa: rigore, equità e crescita, e si è fermato sul rigore, c'è qualche cosa che non va. Ma voi siete professori, voi tornate al lavoro. E chi ve lo toglie a voi? E allora è evidente che così facendo permane il problema del precariato. E manteniamo 42 contratti atipici e manteniamo il precariato, così il giovane va in banca, ma tanto voi alla banca gliel'avete detto, dite che gli date i soldi, poi dopo va lì uno con un contratto da precario e dice: mi dispiace, ma non ce li abbiamo. Perché non ce li abbiamo? Perché la BCE ce l'ha dati per metterli nelle nostre casse, dentro le banche. Prendiamo i BTP, ma che ci frega di loro? Ma che ci frega dei giovani? Ma che ci frega delle imprese? Tanto io torno all'università. Tanto io il lavoro ce l'ho. Ecco questo governo come si è presentato e come sta andando avanti. Disilludendo quello che all'inizio noi credevamo tutti che fosse questo governo. Un governo coraggioso. Un governo che prendeva in mano questi problemi, i problemi principali, impresa e occupazione. E invece non avete fatto niente. E continuate a non fare niente. E le persone si uccidono. E le imprese chiudono. E si crea ancora più disoccupazione. E poi magari qualcuno di voi si fa pagare le vacanze. E poi se ne va via. Ma tanto lui poi ritorna da un'altra parte. Esce da una porta e rientra dall'altra. E tanto il potere è questo. Chi sbaglia paga. Chi paga. Chi sbaglia non paga. Quando succedono queste cose. E li leggiamo sui giornali questo. Allora dovete preoccuparvi, tutti, tutta la politica si deve preoccupare per questo, perché se perdoniamo queste cose, se vediamo che una persona si fa pagare una vacanza e poi rientra dall'altra parte, magari affidandogli la presidenza di un ente, e c'è qualche cosa che non va. Lo dico a questo governo, lo dico a questo ministero che è composto da queste persone. Ma voi ritornate al posto di lavoro, non ve lo toglie nessuno. Il popolo vi ringrazierà per questo. Grazie, senatore Pedica. Colleghi, vi informo che in tribuna...